non ci siamo divertiti, non si è divertito neanche il pubblico. Le cose positive che l'Inter ha mostrato è stata la grande autorità di Matheus a centrocampo e la vena ritrovata di questo Matteoli che vuole un posto di titolare. Per il resto molte cose da verificare, anche in difesa. Zenga si è trovato letteralmente nudo davanti agli avversari diverse volte. Vediamo adesso le immagini da Varese, dove l'Inter ha giocato perché San Siro è indisponibile. Matheus è il punto di riferimento, avete visto un suo tiro, ma c'è qualche problemino a centrocampo nei contrasti. Rizzo mette in allarme Zenga con questa incursione sulla destra. Il portiere salva alla sua maniera. Bianchi è molto mobile e Diaz, finalmente in campo, tenta di sfruttare il suo sinistro. Eccolo al tiro. Matheus mostra ancora tutto il suo talento offrendo a Zenga questa palla, salva Scarfone ed è forse un'azione che meriterebbe di più. Poi l'Inter va un po' in affanno dopo questo tiro di Ferri. Comincia una fase un po' nebulosa per i nerazzurri. Il Monopoli non trova certamente il tiro, ma mette in evidenza qualche disfunzione difensiva e Zenga non è certamente tenero con i suoi compagni di reparto. Trapattoni all'inizio della ripresa presenta Novi al posto di Bergomi, poi è il vivace Matteo a sostituire Umberti in difficoltà, mentre Ciocci rimpiazza Bianchi. L'Inter ora è trasformata, ma c'è un pasticcio difensivo e Rizzo è davanti a Zenga che si infortuna leggermente a un ginocchio. Il portiere continuerà zoppicando. Insomma, è un Inter ormai in difficoltà e Ferri se la deve cavare così sul lanciatissimo Ghetti sulla sinistra. Matheus poco dopo reclama anche lui per questo intervento. Martini sfiora il bersaglio con una botta da fuori area. Il Monopoli prova a vincere e fa un figurone. Il gol di Serena in mischia di sinistra fa tirare un sospiro di sollievo ai nerazzurri. Questo gol salva la serata, che certo non è stata delle più brillanti per gli uomini di Trapattoni, che ancora debbono lavorare molto per evitare delle figuracce.